però, hai capito? Ehi, hey, gente, questo è il video del Benvenuto sul canale con una puntata di Resident Evil 4 Separate Ways DLC Remake. Un titolo che ci metto 4 ore a dirlo, cioè mezza puntata, che praticamente racconta la storia di Ada Wong in contemporanea agli avvenimenti di Leon, della storia principale, praticamente la DLC che avevamo anche per Resident Evil 4 ai tempi e che è uscita adesso e mi sto godendo a tanta roba, raga. Allora, signorino, amico mio, abbiamo una bella selezione di articoli in vendita. Ma infatti ho intenzione di comprare un bel po' di roba, ma prima di tutto comprami tu questa roba. Scambia, dammi una piccola chiave perché ci sono delle dei cose che non sono riuscito ad aprire per colpa della mancanza di agrana. Alessandrite, questo lo posso scambiare effettivamente con un alessandrite. Dai, zitto un secondo. Ho dei tesori qua che posso... Ah, ma alla fine mi bastano solo due. Ok. E metti anche questo. Perfetto. Cerca di non fare una brutta fine. Perderesti metà, metà dei tuoi clienti se io morissi. Un ottimo affare. Potenzia. Allora, io onestamente potenzierei la balestra. Effettivamente. Se speri di sopravvivere lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Fammi uno sconto, clienti fedeltà, e io potenzio tutto. Ma se tu mi fai pagare a man bestia, io non è che posso comprare tutto. Potenzierei la pistola, sì. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti. Riparerei la coltella. A coltella potenzierei anche il cecchino, perché effettivamente qui è un lavoro di fino. È tanto lavoretto. Cadenza di tiro no, ma ricarica due colpi per volta mi piace. Lo stesso vale per questo. Velocità di ricarica non lo so, ma capacità di sicuro mi serve. Cominciamo a capire quali sono anche i tuoi gusti. Bene, miei gusti sono tutti. Il fatto è che non ho abbastanza soldi per soddisfare tutti i miei gusti. Di qua devo andare, vero? Ah, capisco di che devo andare di qua dal fatto che non ho ancora rotto quelle scatole. Okay, e dal fatto che mi sta chiamando sono per due. Radio. L'ultimo è in una stanza vicina alle mura del castello. Portami tutto in cima alle mura. Io avrò la tua ambra. Mi è sembrato di sentire uno strano rumore. Aspetta, ma c'è un po' di ombreggiatura qui. Ai ai. Datemi un secondo. Dovete vedere il mio bel visino. Non ho capito io. Ok. Oh, ho anche trovato delle informazioni al riguardo. Te le invio. Ma quanto è gnocco, Luis? Mamma mia. Mamma mia. Oh, leggi i documenti? Vediamo. L'Ambra, rapporto sulla ricerca... L'Ambra, rapporto sulla ricerca numero 1. I nostri esperimenti sono ancora in corso, ma l'enorme potenziale di soggetto di questa ricerca è già palese. Un riassunto delle nostre scoperte finora. 1. Anche in stato di animazione sospesa, esercita la sua influenza sugli altri parassiti. 2. Sembra possedere lo stesso organo delle specie dominanti e probabilmente lo stesso livello di controllo. 3. Ancora non sappiamo come risvegliarla. Inoltre, dopo che ha causato un incidente mortale, abbiamo deciso di prendere ulteriori precauzioni e sigillare l'Ambra in un contenitore protettivo. È anche per questo motivo che ho intenzione di spostare il laboratorio di ricerca dell'Ambra al nuovo edificio di trasmissione. È arrivato il momento di dire adios a Don Quixote. Ah, ok. Infatti, Annabel Garcia Escud, non riesco a capire come addio a Don Quixote si riferisce a Luis. Luis è il vero responsabile di queste scoperte, ma Sadler non si fida di lui. Mi auguro che tenga la bocca chiusa. Proprio merda. Già solo per averlo chiamato Don Quixote, così proprio in maniera discriminatoria, proprio deplorevole, io ti ammazzo. Devi portare rispetto all'uomo più gnocco che io abbia mai visto. Annabel. Già che tu che ti chiami Annabel non hai il diritto di parlare male di Luis. Don Quixote. Don Quixote. Qui c'è qualcosa di sicuro. Non lo metterebbero mai così. Non c'è niente. Così in piena vista proprio. Ok, abbiamo tutto. Qua ricarichiamo. Acca ricarichiamo. Bank. Di qua c'è niente. Oh, sì. Di qua si passa. Chi? Dove sei, corvo? Apri. Corvo. Oh, tesoro. Forziere uguale tesoro. Beriglio rosso. Effettivamente avrei potuto mettere sta roba sul... Ok, bloccato. Maledizione. Un agente ultra addestrato come me non è in grado di passare attraverso questo ostacolo ben costruito. Una barricata impossibile da superare. Oh mio Dio. Anche qua. Passi praticamente sulla fontana e sei a posto. Ma sul serio non mi posso arrampicare di qua? What the fuck? What the fuck?
What the fuck? Non ho capito io. Aspetta, io ho una mappa che mi dice dove stanno tutti i tesori. Ok, abbiamo finito. Non ci sta più niente. Bel corvetto bello. No! Bastardo! Sta precisione, ma Adam, con un po' di controllo della pistola. Oh! Questi di solito hanno qualcosa di importante. E infatti, figurati. Quindi lo devo uccidere per forza. Gloria alla Splagas. Non potevi farti fatti tu. Gloria alla... No. No. Oh, posso salire qua? Secondo me riesco... Ho un'idea geniale. Ho un'idea genialissima. Medaglioni belli... Oh, c'è anche un nemico. Senti, Gloria alla Splagas. Ah. Non riesco a raggiungere. Avete visto? Hai capito? A parte quello, il teletrasporto che mi ha fatto morire dal ridere, ma praticamente lui, gridando Gloria alla Splagas, gli fa... Fa emergere le loro teste. Ha effetto su di me, ma io non sono abbastanza infetto da farmi. E io salto giù. E io salto giù. Vediamo come la metti adesso, figliolo. Hai capito? Lui praticamente con la sua campana fa spuntare le teste a questi giovanotti. Ma io riesco a spararle da qui. Ciao bello. Però mi attaccheranno da destra. Lì c'è un altro medaglione. Più che altro la testa credo sia antiproiettile. Infatti vedete che il colpo rimbalza. Maledetto. Ok. Qui. E mancano le leve. Ah, ah. Giù. Ah. Ah, questi sono nuovi, non c'erano. Cioè, c'erano nel gioco originale, ma dico finora non li ho ancora incontrati. Però ho un'idea. Guarda che questi si fregano da soli. Guarda che questi sono stupidi, si fregano da soli. No, fidatevi, è un'idea geniale. Facciamo spuntare la testa a tutti. Adam! Ma allora sei merda? Ho sparato in testa e non te ne frega niente, vediamo adesso. Pezzo di merda. Ah, non ho capito io, lì tutto fighetto. Ma che pezzo di merda. Fidatevi di me. Li facciamo spuntare la testa a tutti. Poi con una flashbang li uccidiamo tutti. È geniale. La mia è un'idea genialissima. Stupenda, magnifica. Dove sei bello? Bello de mamma. Dove sono tutti? Ok, sono solo tre. Aspetta, spariamo al piede a questo tizio. Che cazzo. Aspetta. Vediamo se riusciamo ad ucciderli tutti. Fuoco! Bomba in buca! E mo? Oddio, ne sta arrivando un altro. Quello non ha visto l'esplosione. Oh, cosa? C'è uno sopra. Da qualche parte, lo sento. Lo sento ma non lo vedo. Dove sei, bello? Dov'è? Ah, eccoli qua! Ah, chi è sto? Esatto. Dai, che rompicoglioni! Te lo do io la gloria. Oh! Non ho bisogno della gloria. Piano B. Bomba in buca, amici miei. Guarda qua che cosa ho per te. Un bel calcio nel culetto. Ancora. A chi è sta chi? Hello. Non farti spuntare niente al posto della testa. Oh, bella. Non lo so, hai il viso coperto. Non so se sei bello o sbarrabella. Ah! Ah! Oh, ancora vivo. E crepa. Crepa! Andata. Ancora, ce ne sono altri. Ma che cazzo sono? Sì, hai ragione tu. Beh, quando salgo sulle scale apparentemente sono immune al suo effetto. Senti, signor affascinante. Non riesco a spararli. Dai, mira! Oddio mio. Ah, ora scappi, hai paura, ti fa male, bastardo. Ciao, bello. Oh, oh. Cosa fai con quella frusta? No! Ma ho mal di testa! Aia! 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 Ah! Ah! Sarei morto, Apparentemente sarei morto. No, ho l'impressione che quello mi uccida in un colpo, quindi non vorrei troppo testare. Oh, devo riparare di nuovo il coltello. Così tanto me lo consuma? Ecco, un regalo. Un regalo molto gradito, apparentemente. Molto gradito. Cosa? Ma non mi sta andando un cazzo questi. Cioè, sto sprecando la mia vita per loro. Il mondo di munizioni. Senti, bello di mamma, dove cazzo sei? Aspetta, ma che cazzo sto facendo io? Dammi un secondo che io so come prendermi cura di questo ragazzuolo. Ce l'ho. Oh, no!
Bello. Intercettiamolo. E stai andando, figliolo. Non osare scappare da me. No, 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 no. E mo? Mo? Ma ancora il fighetto con me? Oddio. Voglio evitarli questi. Ok. Dove è andato? Dove è andato? Os, mos, mos, mos. Mos, moshi, moshi. Intercettato. Dove? Di qua non c'è niente. Bello. Mamma mia, adesso conosce a memoria il labirinto. Ci vive qua dentro. No, 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 hai capito proprio male. E mo? Dammi quella tavoletta, pezzo di merda. Pietra della luna blu. Finalmente. Ah, finalmente sì. Madonna mia, arrivavano infiniti questi. Non ne ho più. Maledetti. Aspetta. Grande. Guarda là che mi aspettano sti qua. Infami. Dai, brava tu. Oh, oh, no. Dai al tuo posto, figliolo. Camminar, camminar. Sì, sì. Muerte, sì, sì. Muerte, sì. Plup. Muerte, sì. Ancora vivo. A muerte è un cazzo. Senti tu. Ho crepi, ho crepi. Non è che io abbia tutte queste munizioni del mondo da sprecare con te, eh. Vedi di fare il bravo. Oh, oh. Ah. Corri. Ehi, hey, oh. Vuoi farti ammazzare? Coso? Allora, questo solo se li spari in bocca muore. Ok. Vedi di morire. Oh, cosa ce ne... Ancora! Ancora. Ma questo ha vomitato. Tienilo al tuo posto il vomitino, eh. Sennò ti faccio esplodere. Ok. Ancora vivo! What? Madonna, sta modalità estrema, che fastidio. Ok. Missione compiuta. Credo sia finita. Cazzo ridi. Cazzo ridi. Lampada con farfalle. Cazzo ridi. Ho detto qualcosa di divertente? Ti sembra un pagliaccio? Scusa, ma guarda questo. Polvere da sparo. Non ho capito io. Mancanza di rispetto. Considera un pagliaccio lei. Ma come ti permetti? Dammi qua, bello. Allora, cosa potrebbe fare? Allora, anzitutto, questo. Ah, non li posso più combinare le munizioni. Crea, non lo so, munizioni metra... No, no, ripeto, la cosa delle pezzi di ricambio funziona ancora adesso. Però posso... Cos'è che potrei creare? Munizioni per il fucile a pompa, sicuramente. Sono costose, ma fanno la differenza. Almeno dei colpi li devo avere di riserva, non si sa mai. Non si saprebbe mai cosa succederebbe. Posso salire? Devi dirmelo prima, no? E io ne sapevo di poter salire. Qua? Posso salire? Là no. Ovunque meno che qua. Ok, easy. Claro, claro. Non c'è un altro tesoro qui da qualche parte? No? Ah sì, medaglioni blu, vero? Non ci ho pensato. Qui c'è qualcosa. Prendiamolo, prendiamolo. Sicuramente è qualcosa di utile. Di qua, no? Per forza di qua. Però c'è un raggio proprio, un raggio piscio proprio. Che schifo. Sto stupido pistolone. Dov'è? Dov'è? Aspetta, dov'è? Davanti a me, da qualche parte. Dovrei avere la possibilità di vederlo. Ma non vedo un ghezzo. Invece vedete? Forse da qui lo vedo. L'avevo visto, ma non mi ricordo dove. Vediamo. Da qui si vede. Cacchio è? Dove cacchio è, raga? Forse da qui? Questo medaglione de merda. Ah, medaglione de merda, dove sei? Sulla mappa mi dice che è di là. Allora forse è lì da qualche parte, penzolante, il maledetto. Ah, io non rinuncerò a quegli spinelli. Non ci rinuncio affatto a quegli spinelli. Io non rinuncerei neanche a uno di spinello. Eccolo qua, uno. Che mira de merda che è. Ui! E l'ultimo dov'è? È qui? È sotto? L'ultimo spinello. Ah, Frank, l'ultimo spinello, dove cazzo è? È qui da qualche parte, mi dice.
Ah, dall'altra parte. Ecco perché non lo vedevo. Dov'è? Voi lo vedete? Che io ho dei problemi. Ah, no, 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 no. Perché? Non l'ho fatto apposta. Volevo solo correre per i fatti miei. Ma che cacchio è sto spinello? Sali qua su. Forse da qui lo vedo. Che diavolo è? Dovrebbe essere qui davanti a me. L'altra finestra però. No. L'altra finestra. Ah, eccolo qua. Ottimo. Ecco dove l'avevo visto. Bene così. Ah, tutti contenti, tutti a casa. Si sciopera anche oggi, ragazzi miei. Oh. Si sta registrando il mio secondo schermo di fiducia. Dove è saltato lui giù, che aveva la tavoletta? Bastardo. Era lì? Pare fosse lì. No, no, era qui. Qui da qualche parte, vero? Poi è saltato giù. Sì, è qua. Ok. Alla grandissima. Tavoletta de pietra. Infilala qua. Ma scusami, una bottiglia non la posso vendere? Adesso devo trovare l'ultimo. Tessoro. Zaffiro. Ma va, vangulo, io che pensavo qualcosa di ultimo. Di interessante. No, ma la bottiglia d'oro mi serve per fare l'antidoto. Ma c'era scritto calice nella descrizione, maledetto. Mi hai fregato di nuovo. Oh, qui è successo un bordello. Qui è la zona delle catapulte di Leon. Ah! Chi è stato? Come quella voce? Abbiamo ancora un conto in sospeso. Ah, non è il gigante. Io pensavo fosse un gigante. Non è un gigante, è il verdugo. Pronta? Ho sentito il telefono. Stavi chiamando al telefono. Chi? Wesker? Allora, Wesker, sì. Che fine ha fatto l'Ambra? È sparito. Mi spiace. Me l'hanno rubato. Ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. Oh. È un bravo cane. Prevedibile. Oh. Bene. Tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Oh, un altro. Ah no, è lui. È quello lì, l'inseguitore. Ah no, un altro. Perché vi ripeto, ce n'erano due alla fine, eh. Ben due, i maledetti. Uno era... Leon, hai cambiato idea? Ada. Immagino di no e ho un'informazione. Spara! Qualcosa di grosso accadrà nella sala del trono. Tu come fai a saperlo? Fare la balia, eh? Tu come fai a saperlo? In ogni caso, vi ripeto, erano due nel gioco originale. Uno si fondeva con Salazar per diventare quella creatura gigante. E uno lo affrontavamo noi nelle miniere con Leon. Dai! Ah! Chi è sta? Ho corso finora come un cretino. Non pensavo ci fossero dei nemici qua. Sai come stavo parlando al telefono indisturbato? Voglio dire, potevi anche farti sentire. Non è che mi devi fare le sorprese così che mi spavento e poi piango. Per colpa tua. C'è nessun tesoro? Oh, c'è un tesoro. Sotto. È sotto. Lo sento camminare. Non hai sentito lì? Ah! Cos'era? Che stai facendo? Ma leviti dai coglioni. Non ho capito. Ma scusami. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui. Mi facevi vedere che potevo raccogliere qualcosa. Dov'è la gloria? Te la do io la gloria. Gloria 1 e gloria 2. Morto subito. Dammi qua il tesoro, il resto non me ne frega niente. Rubino? Lo chiami tesoro questo? Questa pietruzza da 5 soldi? Ma no, ma mi sa che di qua ci devo andare, raga. Forse no. Sì, sì, ci devo andare, però vabbè. Vabbè, andiamo. Solo che voglio il mio tesoro. No, smettila di farmi vedere sta cosa. Dovrei andare giù. No, dobbiamo raccogliere il tesoro prima, poi andiamo giù. Cerca i soldi, la aggrana e poi andiamo dove vuoi tu. Ma piatti di darmi pesetta, ma dammi qualcosa di utile, tipo colpi per il fucile a pompa, roba di interessante, no? Sono ste cagatine. Diamante giallo, ok. Ora si ragiona. Ora si ragiona. Lucchetto. No, aspetta un attimo.
Ah, non c'è niente. Sala della colazione. Ah, non c'è niente da raccogliere. Ok, pensavo ci fosse qualcosa di nascosto. Sala della colazione. Sala della collezione. No, della colazione. Ho detto della colazione, rimane della colazione. Nota di Isidro. Aprile. 9 anni dalla mia illuminazione. Ho ricevuto una richiesta scritta da Mendez. Vuole che perdoni il servo che è stupidamente scappato via. Non riesce a capire. Questa questione non ha nulla a che fare con il perdono. Ciò che conta è solo la mia nobile ricerca, che richiede innumerevoli sacrifici. Un onore per coloro che dimorano nella terra del nostro padrone. Inoltre, adesso non è possibile rimuovere ciò che risiede nel suo corpo. Lei instilla una parte di sé nella preda, manipolandone la coscienza e intrappolandola in un incubo a occhi aperti. Non importa quanto lontano la preda scappi, è ormai piegata al suo volere. L'unico modo per sfuggire a questo tormento è ucciderla, così che anche l'entità nell'organismo infetto muoia. Dopotutto, è composta da cellule che non possono sopravvivere indipendentemente. Nessuno, però, è abbastanza forte da battere la mia beneamata Pesanta. 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 Beh, con quel nome ho l'impressione di avere un toro davanti. Allora, nota del curatore della collezione. Oppure posso fare: il padrone della collezione fa davvero pena come capo e non ha un minimo di buon gusto. Lascia fare a me tutte le dissezioni e quando si tiene di venire qui non fa né altro che stare e fissare i suoi 3 esemplari preferiti in un ordine specifico, per poi andare via. Eppure non hanno nulla di speciale. Perché stare a guardare quei 3 esemplari invece di ammirare la farfalla, che è il nostro pezzo più pregiato? Un bravo ricercatore dovrebbe sapere queste cose. Questo perché, brutto idiota, questi suoi 3 pezzi pregiati di cui parla. Ah, devo usare sto coso? I suoi 3 pezzi. Ah, quindi devo seguire le tracce, hai capito? Seguo le tracce per capire il suo padrone quali pezzi pregiati andava a guardare. Ok, il padrone è uscito via. Andava a guardare la lucertolozza. Lucertolozza, ok. Poi andava a guardare la scarafaggiozza. Lucertolozza, scarafaggiozza e poi... poi? La volpacchiozza. Lucertolozza, scarafaggiozza e... no, che cazzo di animale è questo? Un cornuto. E non lo so io che animale sia questo. Quindi lucertolozza... ah, però segue un certo ordine, quindi dovremmo seguire anche noi i passi del nostro amichetto. Quindi lui va a vedere la scarafaggiozza. La lucertolozza. E poi... ah no! La scarafaggiozza! La muccozza! E poi la lucertolozza. Ci sono, ci sono. La farfalla blu. Sì, 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 stai zitta. Allora, scarafaggiozza. No, lucertolozza è ultima. Cervozza. E poi lucertolozza. Vai! Cosa? C'è qualche altro animale con le corna? Come no? È questo l'ordine! Va a vedere prima lo scarafaggio, è un dato di fatto. Ma perché ho 2 scarafaggi? Sono stupido. Ah! Allora, ragioniamo. Lui entra, va lì, quindi vede lo scarafaggio. Ok, scarabeo, quello che è. Poi se ne va di qua, gira intorno, va a vedere il cervo. E allora, se non è questo l'ordine, dimmi qual è l'ordine, no? Lucertolozza per ultimo. Allora sei merda, sei. Un pezzo di merda, sei. Come fai a dire che non è questo? A meno che non devo fare i passi al contrario. Allora, lucertolozza, cervozza, scarafaggiozza. Ma sei scemo? Ma scusami, se vede prima lo scarabeo, poi va dalla mucca, poi va dal... perché stavolta ha funzionato? Perché? L'ho fatta 4 volte, non andava, adesso va. Perché? Cosa ho fatto? Devo guardarmi il replay. Ma sei scemo? Dammi sta farfalla e vaffanculo. Ah, no, scusami. Ah, questo mi serviva, era essenziale. Ah, sta per succedere qualcosa. No? Oh, meglio. Salve, Salvino, vicinino. Lavoriamo a un antidoto? Bene, perché io ho quello che serve a te. Oh. Aia. Non è un buon segno. No, no. Ha influenza su di me. Reagisce all'ambra. Questa è l'ambra? Ecco perché Wesker la vuole. Ce n'è messo di tempo a capirlo. C'è
Scusami, perché mai lo dovrebbe volere? Non ti ricordi Raccoon City? Mal di testa? Mi sembra un po', non lo so, malmessa. Che sta distillando il suo antidoto. Beh, diciamo che utilizza degli ingredienti piuttosto comuni, dato di fatto. Posto? Vai, falle un'iniezione. Questo bloccherà il parassita. Per quanto? Ma solo per un po'. Per quanto? 12 secondi. Sei pronta? Sì. A tu salute. Fammi una punturina. Ah. Ma ricorda. Posto? Non è una cura. Dobbiamo comunque liberarti da quella roba. Buono. Ah! Verdugo? Verdugo sì. Verdugo no. Arriva. Scappa. Fidati, Luis. Scappa, eh. Buona fortuna. Ah no, la salva. Wow. Sembrava proprio una mossa. Non capisco perché non sta funzionando. Buona idea, buona domanda. Prendi l'ambra e vai. Quando il parassita sarà sedato, mi darai quella maledetta pietra. Io non ti lascio qui, non in questo stato. Ma smettila, me la caverò. Hai una promessa da mantenere. Va bene, ma vieni a cercarmi appena stai meglio. Hai capito? Che eroina. Però stavolta mi mostra la Rec 9 nell'inventario. Ma è capitolo terminato. Mi aspettavo un combattimento contro il boss. Allora terminiamo la puntata, mi sono offeso. Grazie ragazzi per avermi guardato, mi auguro di vedervi nella prossima. Non dimenticate mai che siete migliori, vi auguro il meglio. Bella bella.